Ciao a tutti, oggi vediamo come pirografare su questa tavoletta di compensato. Prima di tutto vado a lisciarla con una carta vetrata molto fine con una grana da 500. È molto importante lisciare bene la superficie che dovrò poi pirografare. Poi con uno stencil ripasso e faccio il mio disegnino semplice a matita. A questo punto posso utilizzare il mio pirografo Brand Peter Junior ed ecco qui i miei uccellini. Poi con un pirografo a penna tipo questo e una punta a stampino vado a fare delle decorazioni laterali sulla superficie. Poi voglio aggiungere delle lettere, delle iniziali, e quindi sempre con uno stencil con delle lettere, prima vado a fare a matita il mio tracciato. Una volta fatto a matita posso passare al pirografo. Ed ecco qui un semplice pensierino con le iniziali e le decorazioni. Io vi aspetto per i prossimi video. Se vi serve un pirografo piuttosto che accessori per la pirografia, andate sul nostro sito elettronicadidattica.com. Ciao a tutti, a presto!